Il Teramo naufraga al Bonolis contro il Monopoli e con lui anche le certezze di un progetto tecnico che sembra sempre più vicino alla capolinea. Tedino è in bilico dopo lo 0-3 fin troppo stretto che i pugliesi impongono ad un Diavolo a tratti semplicemente imbarazzante. La gara è un monologo fin dall'inizio perché i padroni di casa, con Magnaghi in panchina e Bombaggi unica punta, non pungono a sufficienza e soffrono terribilmente i calci piazzati, come dimostra il corner che al decimo sblocca il match. Mercadante in libera uscita corregge e Fella ribadisce alle spalle di Tomei il pallone del vantaggio che indirizzerà definitivamente la gara. Per l'attaccante il centro numero 16 in stagione. Nemmeno il tempo di assestarsi che il Monopoli tira il secondo gancio. Al 12° Soprano e Cancellotti si addormentano sulla linea di fondo e concedono a Jefferson lo spiraglio per il servizio vincente con destinatario Massimo Tazzer. 0-2, Teramo al tappeto e che proverà una riscossa nella parte centrale di una prima frazione letteralmente a senso unico. I biancorossi protestano al 17° per un probabile tocco di mano di De Franco in area di rigore sul tocco di Ilari. Gariglio lascia proseguire e poi sempre con Ilari sfiorano il gol che avrebbe dimezzato lo svantaggio al 32° dopo un traversone col contagiri di Cancellotti. Ultimo squillo, la punizione di un Bombaggi in tono minore e lo si vede anche dalla traiettoria troppo centrale del piazzato. Di tutt'altro tenore il Monopoli che a fine tempo cala il tris. Mercadante sempre lui, stavolta invece di servire Fella in corna sempre da corner lo 0-3 ed è questa la mazzata definitiva che inibisce ogni speranza di rimonta di un Diavolo frastornato e che nella ripresa non ha la forza di reagire se non con un tiro fuori misura in apertura di Tentardini. Il Monopoli invece dall'altra parte è un'orchestra. Fella sfiora la doppietta, complice anche Tomei che quasi viene beffato sulla sua conclusione, mentre Jefferson non arriva sul tiro cross di un Donnarumma semplicemente immarcabile da chiunque transiti dalle sue parti. Nel frattempo era entrato anche Magnaghi in inizio ripresa, ma l'unica palla buona la calcia al lato, quando ormai i pugliesi controllano a piacimento e potrebbero affondare un'infinità di volte, fino al triplice fischio con il Bonolis che applaude la squadra più bella e divertente vista quest'anno. I biancoverdi di Scienza sono la realtà migliore del campionato. Dall'altra parte la posizione di Tedino appare sempre più in bilico, il progetto tecnico pare solo un pallido ricordo, guardando una squadra che dopo un buon avvio ora sembra preda degli equivoci di costruzione di un intero organico.